Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, la fede è il fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per questa fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio. Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede, egli soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. Per fede anche Sara, sebbene fuori dell'età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Per questo, da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può contare. Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla così mostra di essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi. Ora, invece, essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato infatti per loro una città. Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato detto: mediante Isacco avrai una tua discendenza. Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti, per questo lo riebbe anche come simbolo. Parola di Dio. E vi diamo grazie, Signore. Thank you.
Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Parola del Signore. Gloria a te, Cristo.
profondamente con tutto noi stessi alla libertà e alla libertà.
insegnaci a fidarci del tuo modo di guarire le nostre sfiducie e le nostre paure, che è quello di attraversarle tu con noi. Non le togli, ma ti metti in mezzo e hai la capacità di riposare anche dentro gli sconvolgimenti. Insegnaci a fidarci di questo tuo modo, di questo modo pacifico e disarmato, perché possa diventare anche il nostro stile, lo stile delle relazioni che scegliamo e desideriamo vivere, perché possano costruire comunità e pace. Preghiamo. O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna. Ci rivolgiamo a Dio Padre con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. O Dio, che in San Tommaso d'Aquino hai dato alla tua Chiesa un modello sublime di santità e di dottrina, donaci la luce per comprendere i suoi insegnamenti e la forza per imitare i suoi esempi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Dio dei nostri padri, grande e misericordioso, Signore della vita e della pace, Padre di tutti, tu hai progetti di pace e non di afflizione, condannato le guerre e abbatti il ricordo di violenti. Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani, a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stile in una sola famiglia. Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, supplica accorata di tutta l'umanità. Mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza, minaccia per le tue creature, in cielo, in terra e in mare. In comunione con Maria, la Madre di Gesù, ancora ti supplichiamo. Parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli. Ferma la logica della ritorsione della vendetta. Suggerisci con il tuo spirito soluzioni nuove, già così generosi e onorevoli, spazi di dialogo e di paziente attesa, più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. Concede al nostro tempo giorni di pace, mai più la guerra. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Per la tua santa croce. Amen. Amen.